Ciao ragazze! Oggi è 7 dicembre, quindi apriamo la settima casellina dei calendari dell'avvento che ho acquistato io. Come vi ho detto, io ne ho acquistato tre, quello di Essence, Catrice e quello di NYX, quindi li apriamo tutti e tre insieme. Iniziamo sempre da quello di Essence, quello di Catrice e poi appunto quello di NYX, sia perché cresciamo per quanto riguarda il prezzo dei calendari, sia perché, non lo so, ho deciso così, forse perché quello di Essence è il mio must have, nel senso che è il terzo anno che l'acquisto ed è il primo calendario per quanto riguarda i trucchi che avevo acquistato. Quindi oggi troviamo una sorpresina in un altro lato del calendario. È praticamente questa qui, quindi è questa dorata che ha la stellina. Il primo, diciamo, giorno in cui troviamo con la stellina disegnata. Di solito gli altri giorni c'era proprio la pallina di Natale. Sembra abbastanza corposa come sorpresina. Ha tutti i disegni dei cuoricini dorati in queste strisce così sul rosa. Se non sbaglio, abbiamo trovato un'altra scatolina fatta così, però aveva tutti i colori del verde acqua. Diciamo che è abbastanza corposa, però è sempre uno smaltino. Abbiamo trovato già almeno un altro smaltino in questa edizione, però sappiamo che sono un po' un must have anche di Essence gli smaltini, che la maggior parte dei miei smalti comunque sono Essence. Mi trovo abbastanza bene per essere degli smalti che costano pochissimo. In questo caso ci ho disegnato il corpo che tiene una torta e lì sopra il disegno degli occhi con nasino, un fiocchetto. Sono carini questi perché comunque hanno dei dettagli che ricordano tantissimo il Natale. Questa è la 03 Miss Plum Cake, ha 36 mesi di PAO, è made in France e ha 5 mele di prodotto. Come gli altri di Essence ha un pennellino abbastanza cicciotto che è davvero carino, che vi permette di comunque colorare tutta l'unghia, quindi da quel punto di vista sono carini. Però sapete che ultimamente non li sto utilizzando tantissimo, anche se devo riprendere e dovrei fare anche una manicure in modo tale che riprendo anche a utilizzare gli smalti, perché ho passato tutta l'estate a utilizzare quello trasparente, ultimamente utilizzare quello trasparente ed è da un po' che non coloro le unghie, quindi magari questa può essere un'occasione. Cerchiamo un'altra sorpresina in quello di Catrice, perché sapete che non ci sono le caselline, ma sto pescando random. In questo caso ho trovato un lip dresser Shine Stylo, che è un prodotto che non ho mai utilizzato di Catrice, mai provato. La colorazione è la 010, quindi una colorazione che dà sul rosa, di quelle che piacciono tantissimo a me. È la Simply Natural Perfection. Questo ha 1,4 grammi di prodotto all'interno, quindi come quantitativo sembra quasi una mini size. Non so effettivamente quanto siano grandi quelli di Catrice, ma di solito i prodotti che abbiamo trovato sia Catrice che in Essence sono comunque dei prodotti in full size. Questo ha appunto 1,4 grammi di prodotto, ha 18 mesi di PAO e made in Italy. La maggior parte dei prodotti che stiamo trovando di Catrice sono made in Italy comunque. Questo praticamente, per far salire il prodotto, dobbiamo schiacciare questo pulsante che c'è lì sotto, il che non mi piace tantissimo, perché questo significa che dopo averlo provato un po' il prodotto sale, dovremmo avere la possibilità di farlo riscendere, e non mi piace tantissimo farlo riscendere magari col dito, quindi ho paura che chiudendolo un po' rimanga magari nei lati, nel tappino. È praticamente un gloss molto molto colorato, che è un rosa però abbastanza scuro come rosa, questo qui. Forse ha una puntina anche di rosso all'interno. Come colorazione è abbastanza pigmentata, però diciamo che avrei preferito un packaging leggermente diverso rispetto a questo. E vi dico che ho già fatto dei danni, praticamente non riscende il prodotto neanche provando un po' a toccarlo, ma essendo molto cremoso si squaglia, quindi dovete farlo uscire leggermente poco poco per utilizzarlo sulle labbra, in modo tale che non sporcate il tappo e soprattutto che non venga sprecato. La settima casellina del calendario dell'avvento di NYX è questa qui, e ci ho disegnato praticamente un aereo. Stiamo continuando la fila, domani finiamo proprio la prima fila del calendario. C'è un altro prodottino per le labbra, quindi sono contenta. Sono contenta anche per quello di Catrice, perché posso provare un prodotto nuovo, un prodotto che non conoscevo, però diciamo, come vi ho detto, non mi entusiasma il packaging. Questo è un soft matte lip cream che sapete mi piacciono tantissimo. All'interno c'è 4,7 ml di prodotto, quindi sembra quasi, diciamo, un quantitativo normale, non in mini size. È la colorazione Vienna, ha 18 mesi di PAO. Questo è made in China, è una colorazione che sapete che mi piace tantissimo perché sa tantissimo di malva. Poi mi piacciono comunque questi rossetti liquidi, questo è proprio malva, mi piace tantissimo, è di quelli soft matte, quindi fanno un po' di strato, però diciamo che è molto molto carino ed è questo qui.
È molto pigmentato ed è di quel colore che sapete io adoro tantissimo, quindi sono contentissima di aver preso tra i due. Sicuramente mi piace molto di più questo qui, di quelli che so che utilizzo anche da tutti i giorni, non ho problemi perché ha un po' di grigio all'interno, però non di quelli troppo grigiastri, che a me piacciono comunque, però magari da tutti i giorni è più carino questo qui, che magari vi illumina di più e non vi rende le labbra cupe oppure vi incupisce un po' il viso. E niente, fatemi sapere se anche voi amate queste colorazioni così un po' cupe, queste colorazioni che non so, danno del grigio all'interno, oppure se preferite quelle sul rosa o sul rosso. Se avete consigliato qualche colorazione rossa, perché sapete che io di solito non amo tantissimi rossi, però se magari avete qualche must have che volete consigliarmi, se vi è piaciuto mettete mi piace, ci vediamo domani con l'ottava casellina. Ciao!